Giuliana Canciani Florio è una figura di donna che merita di essere ricordata perché poteva vivere in un mondo dorato come essendo una signora di ottima, agiatissima famiglia, nobile famiglia, poteva vivere secondo le regole tradizionali. Ma Giuliana, di fronte alle tragedie, una grande tragedia della sua vita, reagisce rompendo gli schemi, anche contro la volontà di molti che le stanno attorno, assumendosi ruoli tradizionalmente maschili in una società come quella udinese, come quella della nobiltà friulana, in cui la tradizione era una regola e diventa una paladina del ruolo della donna e sostiene il ruolo della donna sia da un punto di vista politico, sia da un punto di vista culturale, sia da un punto di vista economico. E nello stesso tempo, lei che è nata Canciani, diventa una custode della memoria, del prestigio, della tradizione della famiglia Florio in cui è entrata. E se la biblioteca Florio, oggi una bella mostra dove era nata, se non è stata smembrata, se il Palazzo Florio non è diventato non è stato trasformato in appartamenti privati, ma è proprietà di un'istituzione come l'Università di Udine, per cui continua ad appartenere alla città, al pubblico. Questo è anche merito di Giuliana. Vediamo come e perché. Ci sono due momenti della sua vita, fino al 1940 e dal 1940 al 1985, anno di un incidente mortale vicino a Varmo. Era nata nel 1912 a Varmo, Canciani, una famiglia che aveva fatto grandi fortune nell'età napoleonica, con acquisti demaniali, con attività commerciali e industriali mirate. Aveva fatto una grande ascesa cettuale, passando ad essere classificata tra le famiglie degli estimati in base alla ricchezza, imparentandosi con famiglie nobiliari come i Di Varmo e i Manin. E il padre di Giuliana, Giacomo, è una personalità a Varmo, è tra i grandi possidenti della Bassa Friulana. La madre è una Giulia Clerici, la madre è una possidente di origini carniche e quindi lei nasce in una famiglia altamente benestante, altamente una delle grandi famiglie della Bassa Friulana. Quando nasce Giuliana nel 1912 viene inaugurato il primo termosifone privato, un avvenimento, il primo in Friuli. E allora guardiamo. Giuliana. Qui la vediamo in un ritratto che è stato portato nella Biblioteca Florio, perché era stato sistemato nella Biblioteca Florio. Giuliana da giovane era bellissima, tutti quelli che l'hanno conosciuto, una donna bellissima e dai meravigliosi occhi verdi. In questo ritratto, che è del 1953, fatto a Merano, dove era in vacanza con la piccola figlia Francesca, questo ritratto è stato fatto da un pittore che lei aveva scelto in maniera oculata, un pittore tirolese, ma altoatesino di adozione, Franz Lernhardt, e che adesso è diventato di gran moda perché i suoi ritratti sono stati acquistati, molti suoi ritratti sono stati acquistati a Bolzano.
è un bel ritratto che ci mostra la contessa Florio. Questa è la casa di Varmo dove è nata Giuliana. E eccola qui, da bambina, su di una altalena fatta apposta per lei nel giardino di Varmo. Eccola qui, la giovane Canciani, che studia a Udine fino alla quinta ginnasio, al liceo Stellini fino alla quinta ginnasio, perché per una donna non serve di più. Anche se Giuliana amava lo studio, era anche molto brava, soprattutto in italiano, in alcune materie, però per una donna non serve, e vedremo come questo peserà nel famoso 1940. Però Giuliana continuava a studiare lo stesso, da sola, perché voleva continuare a formarsi, ad approfondire. E figlia di ottima, di grande famiglia, pratica gli sport, eccola qui con gli amici del tennis, con la sua lunga treccia nera, il suo cane, lo sci, pratica anche lo sci. Poi il padre muore nel 1922, c'è un amministratore che governa tutta quanta l'amministrazione, e nel 1934 Giuliana fa un viaggio nel Regno Unito, dove frequenta anche un corso d'inglese, che le servirà moltissimo poi nella vita successiva. C'è tanto anche di attestato che ha frequentato, superato il corso a Londra, e fa, accompagnata naturalmente da Miss Snowdon, perché una signorina non può naturalmente viaggiare da sola, fa un giro per tutta quanta l'Inghilterra, fino, eccola qui, su Loch Ness in Scozia. Io mi sono innamorata di questo vestito, che è di una attualità eccezionale. Era sempre elegantissima Giuliana. Eccola qui in un treno per andare, con cui gira per l'Inghilterra. A Londra viene invitata a feste, a concerti. A Londra incontra Lord Chamberlain ad un ricevimento, che era all'epoca cancelliere del Ministero delle Finanze e futuro primo ministro, e non sarà il primo politico importante che Giuliana conoscerà nella sua vita. Quindi veramente tutta quanta una giovinezza felice da signorina di ottima famiglia. E poi nel 1936, il 3 ottobre, il matrimonio con Francesco, detto Cino Florio. Un matrimonio che, ecco qui, delle scene, un matrimonio che rimane nella storia di Varmo. Guardate come era stato allestito tutto quanto, con conviti, con ceramiche policrome, e sono descritte come policrome, anche se qui non si vedono policrome, per fare un grande matrimonio friulano. E Francesco Florio appartiene ad una famiglia di cui non serve che ripercorriamo la storia, ma è cognato di Italo Balbo, perché sua sorella Emanuela ha sposato Italo Balbo. Eccolo qui, Balbo è vicino a Giuliana, al centro di questa foto. Una vita tra Roma, Cortina e Tripoli anche, dal cognato. In questa foto voi vedete sulla sinistra Giuliana vestita di nero, vicino a lei Emanuela Balbo. La signora al centro è un personaggio di un certo rilievo, perché è la nipote del pittore Dudovic. Pittore Dudovic che era stato, aveva affrescato l'aeronautica, il Palazzo dell'Aeronautica di Roma,
la nipote e la stessa pittrice aveva sposato un medico oculista di Ferrara, ecco quindi Ferrara Balbo, ed è compagna in questo viaggio, un viaggio all'interno della Libia, in un viaggio nelle oasi, quindi una vita incredibile, una vita che si presentava felice, feste, ricevimenti. Nel 38 nasce la piccola Francesca, che viene battezzata dal cardinale segretario di Stato Pacelli, futuro Papa. Quindi all'improvviso arriva la tragedia che cambia completamente la vita di Giuliana e le sue stesse scelte di vita. 28 giugno 1940, l'Italia è entrata da poco, il 18° giorno di entrata in guerra dell'Italia, Tobruk, l'incidente di Tobruk con l'aereo su cui c'è Balbo e Cino Florio che precipita per un errore della contrattazione. Su Tobruk si è scritto tanto, non importa che stiamo adesso a raccontare cosa è stato scritto su Tobruk, vediamo qual è il riflesso sulla vita di Giuliana. All'improvviso si ritrova a dover tutelare gli interessi della piccola Francesca, a dover agire con molta diplomazia in una successione di famiglia. E una cosa per lei diventa subito immediatamente chiara. Deve avere una conoscenza specifica dell'amministrazione, delle colture agrarie, se vuole amministrare il patrimonio che deve salvare, tutelare per la piccola Francesca oltre al suo. E quindi che cosa diventa necessario? Studiare e laurearsi. Questa è una decisione che immediatamente in preda ad un dolore terribile, Giuliana prende. L'unico modo questo per salvarsi, per uscirne. Prima cosa, lei non ha il diploma, non ha la maturità. E immediatamente, e aveva continuato a studiare non per caso, lei si presenta al liceo Stellini, e ho visto i verbali, ho avuto modo proprio di controllare sui verbali, di fronte ad una commissione che era presieduta dal professor Bonetto, uno dei nomi più famosi del vecchio liceo Stellini, si presenta come privatista e viene promossa. E si iscrive a Bologna alla facoltà di agraria. Questo è il primo passo per poter prendere in mano la situazione, per diventare una donna che sa controllare la propria vita e quella della figlia. Ed è un gesto che viene anche criticato nell'ambiente che le sta attorno, una donna che adesso vuole andare all'università, che vuole laurearsi, che vuole fare tutto lei. Ma Giuliana con estrema costanza, con estrema forza, prende questa decisione. Con la madre e con la bambina si porta a Bologna, dove si interessa anche alla vita culturale, alla vita artistica. Lì conosce il triestino De Banfield, che è pianista, che le fa conoscere Benedetti Michelangeli, frequenta lo studio di Giorgio Morandi e tiene il suo dolore tutto per sé, ma intanto frequenta, conosce, fino al 43, quando nel 43 bisogna rientrare a Udine. E
Nel 1945 si laurea e diventa la dottoressa Giuliana Florio, anche se a molti questa scelta non è piaciuta. E Giuliana riesce a trovare, ad affidare gli incarichi amministrativi a persone in cui depone la sua fiducia, che a questo punto scegliere in maniera oculata. Sia a Varmo, Fornaciari a Udine, Giovanni Fornaciari che diventa l'amministratore dei Florio per anni, fino a quando non va in pensione e poi gli subentrerà Enrico Coccolo. Quindi ha saputo anche circondarsi da persone di assoluta onestà, di assoluta fiducia, con cui ha potuto lavorare per conservare, per far prosperare il patrimonio dei Florio. E immediatamente si presenta un problema di successione. Non dunque per la morte di Cino non si è pagata tassa di successione perché era uscita una legge che diceva morto in guerra, però c'era un problema più grosso dietro, che i Florio da molto tempo non facevano le divisioni. Cioè, i Florio, dopo la caduta della Repubblica di Venezia, codice napoleonico, codice austriaco, codice del Regno d'Italia, avevano sempre salvato l'unità del patrimonio, nonostante i vari diritti successori che imponevano una divisione patrimoniale, in che modo? Con donazioni della propria parte, della parte di quello che non era sposato al primogenito o a quello che si era sposato, mantenendo nell'Ottocento una concezione di fraterna, quella concezione di fraterna con cui avevano condotto il patrimonio in età veneta. Sia pure con delle piccole divisioni, questo criterio continua, però ad un certo punto non bastano certi patti fatti tra gentiluomini. Cino Florio si ritrova nel 27 a dover assolutamente dividere una parte del suo patrimonio con le sorelle. E con la sorella Emanuela aveva trovato un accordo sui beni agrari. Con l'altra sorella, Cecilia, le aveva dato una parte, poi si sarebbe completato il tutto. Non era mai stata toccata la biblioteca. Biblioteca, gioielli, mobili non erano mai stati fatti oggetti di divisioni. Nel 1946 muore Vittoria Cicconi Beltrame, la madre di Cino. E a questo punto il problema diventa che bisogna affrontare la situazione precedente, bisogna anche cercare di capire quale parte era Cicconi, quale Florio, una situazione intricatissima. E l'uomo della situazione è il marito di Cecilia, Muratti, perché sono gli uomini che fanno queste cose. E Cecilia era morta durante la guerra. Era morta perché il marito aveva aderito alla resistenza e i tedeschi avevano preso lei. Quando era uscita, è rimasta talmente sconvolta che non era riuscita più a sopravvivere. Quindi, però, ci sono i figli che aspettano la parte. Allora, dapprima il marito di Cecilia Muratti, che curava gli interessi dei figli, aveva detto che i beni che dovevano spettare a Cecilia, che Cino non aveva quella volta dato, dovevano essere rivalutati secondo determinati criteri. E Giuliana, che sa di doversi comportare in questa situazione con molto garbo, ma sa consigliarsi con ottimi avvocati, risponde che quella volta non era previsto, che quindi bisogna mantenere le stesse condizioni. E poi arriva il problema, si arriva finalmente al problema dei mobili, dei gioielli e della biblioteca. Perché le tre parti debbono essere divise. E Giuliana, per esempio,
pur di tenere la Divina Commedia, cede anche qualche incunabolo agli altri, pur di conservare la Commedia, e soprattutto non vende nulla. Mentre ci sono moltissimi antiquari, anche le stesse persone che sono state chiamate per fare le valutazioni, che si dicono disposti ad offrire a cifre anche più alte di quelle del mercato, ma la risposta di Giuliana è sempre che lei non vende. Qui è un piccolo, una minuta che Fornaciari manda a uno di questi richiedenti dicendo che sia Manuela Balbo sia la contessa Giuliana non vendono nulla. Per carità, se per caso ci sarà qualcos'altro, se per caso cambierà idea, la contessa magari li contatterà, ma Giuliana è ferma in questo. Perché se queste cose, sono queste raccolte, questi beni che sono stati fatti, raccolti da quei gentiluomini del passato, che sono stati l'orgoglio dei Florio, una delle ragioni di prestigio dei Florio, debbono essere conservati. La memoria va conservata al di là del suo valore economico, perché è un patrimonio culturale a cui non si deve rinunciare, e dopo si ritira, sceglie come sua residenza per Sereano. Perché? Perché dopo le divisioni dei mobili, Casa Florio, il Palazzo Florio aveva delle stanze vuote, preferisce sistemare la madre lì, anche affittare alcune zone e trasferirsi a Per Sereano. E Giuliana non vende mai neanche i beni lasciati dal padre. Solo conosco due casi eccezionali, a due soli acquirenti, Getulio Alviani, a cui vende una casa, e Elio Bartolini, a Santa Maritza, cioè, ma a due personaggi, da due artisti, cioè soprattutto tutto quello che era di suo padre, quello lei non voleva vendere, tranne queste due case. Alla fine arriva a vendere a Maldini e a Getulio Alviani. E anche questo è indicativo di come la contessa Florio si preoccupasse anche in quali mani andava una parte del suo patrimonio. E la contessa a Varmo è ancora una leggenda, perché era sempre presente quando c'era un problema. Durante la guerra ha salvato la vita di parecchie persone, ospitando, nascondendo sia partigiani sia persone sospettate. Una persona che le deve la vita è stata per esempio Giuseppe Marchetti, che lei ha tenuto nascosto in una casa di campagna e anche altri casi. La contessa è la contessa per eccellenza Varmo, ma allora Giuliana ha fatto molto anche per le donne, perché ci sono delle cose che lei non diceva, che faceva e non diceva, ma che poi sono state raccontate. Cioè, se una figlia dei suoi dipendenti era brava, lei l'aiutava nello studio, perché le donne possono si mancano attraverso lo studio. Ho avuto modo di incontrare una persona che aveva raggiunto un alto livello in campo infermieristico, medico, che cedevo tutto alla contessa Giuliana, perché l'aveva fatta studiare.
Quindi la condizione femminile, l'aiuto dato per promuovere la condizione femminile, lei che poteva farlo, lei che aveva fatto una scelta che nel suo ambiente non era stata approvata, vuole aiutare le donne a liberarsi. E poi Giuliana sostiene le donne anche in ambito politico. Partecipa a tutte quante le prime organizzazioni femminili, FIDAPA, Soroptimis, ma anche a livello locale. Giuliana sostiene alcune, per esempio, prende posizione quando molte altre magari sono d'accordo con lei, ma non osano dirlo a voce alta. Lei invece lo dice a voce alta, prende posizione, siamo nell'83. Sul caso di Maria Santa Piccoli, che era stata eletta deputata, era stata presidente di Confagricoltura, presidente della Coldiretti, e era stata scelta come candidata per poter far confluire alcuni voti femminili. Poi, siccome ormai erano sicuri nella DC, siccome erano sicuri dell'affluenza, che c'era un'affluenza, che questi voti erano consolidati, non la ricandidano alla Camera. E Giuliana denuncia questo, proprio prende posizione fortemente su questo, la Piccoli viene candidata in regione e poi viene eletta in regione. Ma Giuliana Flore ha sostenuto anche Roberta Breda, ha sostenuto la candidatura di Roberta Breda. Ha sostenuto l'idea di Europa, è stata una convinta europeista che fin dall'inizio è favorevole a questo, ha preso contatti con il provveditore agli studi per istituire dei corsi specifici. Quindi una donna che è stata aperta in vari campi. Poi, dopo il terremoto del 76, Palazzo Florio avrebbe bisogno di interventi. Giuliana non vorrebbe vendere, non vorrebbe ancora per Sereano, e il piccolo, eccolo lì, il piccolo Filippo, il figlio di Maseri e di Francesca. La sua idea non era vendere, però alla fine forse bisogna arrivare a questa soluzione. E anche qui la scelta di Giuliana è indicativa di come ella voglia conservare un patrimonio. Avrebbe potuto guadagnare 3-4 volte di più se avesse venduto a qualche impresario. E le richieste c'erano. Le richieste c'erano, erano delle offerte molto buone, probabilmente il palazzo sarebbe stato trasformato in vari appartamenti, sarebbe stato completamente trasformato. Ma Giuliana questo dice no. Se vende, deve rimanere, il palazzo deve mantenere la sua identità. Deve appartenere ad un ente pubblico o a qualche ente che ne salvi la forma e la memoria. Il Palazzo dei Florio, il palazzo per cui gli antenati di Francesco Florio hanno impegnato il loro patrimonio, deve avere una dignità, deve continuare a conservare la sua dignità. E così la scelta di venderlo alla regione per poi passarlo all'università, cioè il palazzo rimane Palazzo Florio, sede di un'università che lo conserva per la città, per il pubblico e per conservare la memoria dei Florio. Quindi questa è la grande sensibilità che ha sempre dimostrato Giuliana, non è il denaro. Quello che ci dà la dignità, che ci dà è qualcos'altro. È il senso della memoria, il senso di un prestigio
che si ottiene non soltanto col denaro, ma anche con un mondo di valori, e i valori dei Florio sono diventati suoi. Quindi per questo Giuliana Florio è stata anche una grande conservatrice e custode di un patrimonio, di una memoria. Pensiamo quindi alla biblioteca. E ho detto prima che la biblioteca, molti incunaboli, molte cinquecentine, seicentine sono state divise, ma Giuliana è sempre riuscita a mantenere certi nuclei, anche certe collane, ha preferito dare qualcosa ma mantenere intatte certe cose. Quindi ha salvato, ha saputo custodire. Racconto anche, ne parlavamo prima, un episodio. Allora, Giuliana, prima di lei, metà dell'archivio Florio era stato depositato negli anni 30 in biblioteca comunale, assieme ad altri archivi di famiglie. Poi, quando è stato fondato, istituito, è stato costruito l'archivio di Stato che era vuoto, il direttore della biblioteca, che era Comelli, ha pensato di trasferire molti di questi archivi all'archivio di Stato che era vuoto, dalla biblioteca all'archivio di Stato. E mi raccontava l'allora direttrice, Yvonne Zanarolla Pastore, che un giorno si vede arrivare in archivio la contessa Florio furibonda, arrabbiatissima, perché dice: come avete trasportato il mio archivio senza avvertirmi? E sì, da un punto di vista legale, visto che la proprietà era sua, di Francesca Florio, perché la figlia, comunque lei tutelava tutto e tutti. E mi raccontava la dottoressa Zanarolla Pastore, che ha avuto la presenza di spirito di fronte a quel che rivendicava, di dirle: contessa, venga a vedere come è custodito il suo archivio. L'ha portata nel deposito dove tutti quanti i faldoni dell'archivio Florio erano sistemati accuratamente sugli scaffali. Allora Giuliana Florio, di fronte a quest'ordine e a questa pulizia, di fronte al decoro del suo archivio, si è calmata e ha lasciato stare. Ma la cura di Giuliana è stata anche un'altra, perché quando ha dovuto lasciare Palazzo Florio e la biblioteca, in un primo momento aveva chiesto alla biblioteca Ioppi se poteva ospitargliela. La risposta era stata: sì, mettiamo, non abbiamo posto, potremmo mettere dentro degli scatoloni, a delle casse. Figurarsi se questa era una risposta per Giuliana Florio. Il patrimonio dei Florio messo lì non si sa bene. E allora ha preso un'altra grande decisione. A Persereano non poteva metterlo dentro la villa, perché pesano tutti quanti questi i mobili e i libri pesano. Allora nella barchessa laterale è stata svuotata, dove era un folladoro, sanificata, resa anche, tolta tutta quanta ogni forma di umidità, secondo un progetto dell'architetto Tony Chester Toso, in modo da poter risistemare lì la biblioteca come era a Palazzo Florio. E così si è conservata per tutti questi anni a Persereano come era, portando gli stessi mobili, mettendo negli scaffali gli stessi libri, in modo da lasciare intatto il patrimonio del Florio. E poi da lì è tornata nel luogo da cui era partita. Per fortuna è stata fatta questa scelta, di cui credo che Giuliana sarebbe contenta, perché il suo patrimonio, quel patrimonio che ha cercato in tutti i modi di conservare, adesso è al sicuro. Quindi una grande donna che ha saputo agire sia
dal punto di vista economico sia dal punto di vista culturale, a favore delle donne, a favore di chi non poteva difendersi. Un altro episodio per dire chi era la contessa Florio: un giorno un direttore di banca mi dice che quando è stata abolita la mezzadria e quindi i contadini avevano diritto, si vede arrivare in banca uno dei ex dipendenti con la contessa a far cosa? Era venuta lei a controllare che la banca facesse le cose nell'interesse del suo ex dipendente. Era questa Giuliana. Ricordiamoci che nel 51, parlavo prima che in gioventù avevo conosciuto Chamberlain, ma nel 51 arriva in Europa Eisenhower, comandante delle forze atlantiche, arriva a Trieste e, siccome deve venire anche a Udine, dove sistemarlo? C'erano problemi con la Jugoslavia, paura di un attentato, bisogna scegliere un luogo che sia sufficientemente isolato, che possa essere controllato, quindi per Sereano viene scelto come luogo ideale. E quindi Eisenhower è ospite a Persereano e la contessa Florio sa comportarsi in modo eccezionale, tanto che poi arrivano ogni anno, dopo il presidente Eisenhower, arrivavano gli auguri della Casa Bianca. Ecco, ho vi ho raccontato alcune cose, soprattutto volevo insistere sulla personalità di una donna veramente eccezionale, che sa compiere scelte quella volta veramente innovative e che è stata custode di un patrimonio che ha saputo conservare e tramandare con grande signorilità. Grazie.